<coughs> Angelus Domini, non si avete Marie, e te concepite dello Spirito Santo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ece ancilla Domini, fiat mici secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, Ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Et verbum caro factum est et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ora pro nobis ad santa Dei genitrix ut digne efficiamur promissionibus Christi oremus Gratiam tuam quae Domine mentibus nostris infunde ut qui angelo nunciante Christi fili tu incarnazione cognovimus per passione meius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per eundem Christum Dominum nostrum Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum amen. Angele dei qui custos es mei Metibi commissum pietate superna, illumina custodi, rege et guverna. Amen. Requiem eternam, dona eis Domine, et lux perpetua luce ateis, requiescant in pace. Amen. Noscum prolepia, benedicat Virgo Maria. Si è lodato Gesù Cristo. Avanti con Maria, carissimi amici e figlioli di Radio Domina Nostra. Bentrovati a tutti voi con questo nostro consueto appuntamento con il catechismo di San Pio X, quasi fosse una sorta di quiz. Ecco. E, ieri sera, eh, nella diretta sulla catechesi dal titolo Sfiorati da Dio abbiamo parlato, non so chi di voi l'ha visto, di un sacerdote maltese, santo San Giorgio Preca che ebbe da Dio eh, la missione di evangelizzare, ecco Trovo che questa cosa qui è molto attuale. Dobbiamo evangelizzare di nuovo il popolo di Dio affinché prenda coscienza da dove sta la verità cattolica e dove sta l'errore dell'eresia. È l'unico modo perché questo accada. E in questo modo il Catechismo di San Pio X ci dà una grande mano d'aiuto. Ecco, poi vorrei ringraziare tutti voi perché gli ascolti su Radio Domina e su Tv Domina. Anche se stiamo, diciamo così, allungando gli incontri, gli appuntamenti, sono sempre ascolti significativi. Ieri abbiamo avuto un, diciamo, non trovi termini tecnici perché questi riconoscono bene, casomai, i miei collaboratori dello staff. Ehm, Abbiamo avuto però un, un trend significativo eh, per tutte quante le trasmissioni, che ieri sono state non, diverse: c'è stato Biagio al mattino, poi la Catechesi Mia a mezzogiorno, poi alle tre l'ora di riparazione, alle cinque la Via Crucis, la Messa di Don Enrico e finalmente la sera il Rosario coi Pionieri e la Catechesi. Veramente eh, ascolti significativi. No, temevamo che allungando diciamo il trend delle delle, delle, degli appuntamenti potesse invece e eh, invece notiamo con grande gioia probabilmente radio domina tv domina eh, se Dio ci benedice ma Dio ci benedice nonostante le prove eh, è destinato a diventare questo contenitore eh, che sostituisce grandi network per carità noi non abbiamo alcuna ambizione naturalmente se voi ci aiutate riusciamo ad andare avanti eh, eh, ma è un piccolo contributo un piccolo servizio a tutti quelli che non vogliono più stare con la falsa chiesa, ci sono grandi network come Radio Maria. Porto solo un esempio, dove però si finge eh, di ignorare eh, la, la situazione attuale e allora per molti non va più bene. Ecco che allora Radio domina, TV domina. Domina in latino vuol dire signora, si offre proprio come questo percorso per tutti quelli che non vogliono stare più con la falsa Chiesa, sapendo che questo comporta un peccato mortale. Radio Domina a vostro servizio. Radio Domina vi aiuta. Tutti quelli che non volete più stare con la falsa Chiesa di Bergoglio, che volete rimanere fedeli a Benedetto XVI, che non volete andarvi a contaminare con l'unacume. In una parola, Radio Domina e TV Domina costituiscono per tutti. Voi che avete deciso di rimanere cattolici, un punto d'appoggio prezioso che vi aiuta a non sentirvi soli, sparsi per l'Italia e non più soltanto per l'Italia. Ormai per tutti quelli, appunto, che sotto lo sguardo della Madonna vogliono rimanere cattolici, ecco, allora. A tal riguardo vi ricordo più tardi alle 15 ci sarà la preghiera di riparazione sempre molto bella davanti a Gesù Caristia, uniamoci in preghiera. Mi ha colpito ieri raccontando la storia di San Giorgio Preca che egli fu considerato matto, folle, per più anni fu perseguitato dal vescovo, ma i suoi fedeli organizzarono una cordata di preghiera, ecco questo è quello che anche noi qui su Radio Domina e TV Domina dobbiamo fare, una cordata continua di preghiera per andare avanti. Benissimo, allora adesso passiamo al Catechismo di San Pio X. e ieri avevamo affrontato la domanda trentesima: che cosa è il mistero? Il mistero è una verità del tutto superiore, ma non contraria alla ragione che crediamo perché Dio l'ha rivelata. E finalmente oggi, invece, con le domande 31 e 32, San Pio X ci parla della, eh, dei due misteri principali della fede. Ricordiamo perché i genitori lo facciano presente ai bambini, magari anche con uno schizzo, magari lo preparo anche io adesso mentre vi parlo. Ecco, ricordiamo che la nostra fede cristiana, così i bambini lo imparano, fede cristiana, ha una piattaforma che è la sacra scrittura e la tradizione, poi da questa si passa al credo. Ecco, adesso ve lo mostro. Dal credo ai due misteri della fede che oggi trattiamo. Ecco, ve lo mostro lo schizzo, così si può imparare. Eccolo qui, lo vedrete al contrario per l'effetto specchio. Comunque, ecco, questa è la base, fede cristiana. È importante che noi abbiamo chiaro ciò in cui crediamo perché vi assicuro che, che quelli che stanno dietro Bergoglio sono quelli che non hanno affatto chiaro eh, in che cosa si crede. Perché se l'avessero chiaro avrebbero altrettanto... Chiaro o che hanno deciso di seguire Bergoglio che ha cambiato per sempre l'identità cattolica in qualcosa come una falsa chiesa, oppure se ne verrebbero fuori come abbiamo fatto noi. Ecco, anzi, noi rimaniamo cattolici, sono loro che se ne sono andati, questo è importante precisarlo. Ecco, la, la piattaforma della nostra fede cristiana così ampia è essa, vedete, Sacra Scrittura e la tradizione. Poi, tutto questo dice Sampio X, ecco il secondo punto, vedete. Si sintetizza nel credo. Eh, ecco, nel credo, e infine ancora in maniera più sintetica nei due misteri principali della fede che oggi passiamo a trattare. Voglio anche dirvi in termini di eh, dialogo che mi piace molto quando poi eh, trattando le questioni voi intervenite eh, o con delle domande o con dei suggerimenti. Vorrei anche dire che ieri lo facevo apposta a non ricordare certe cose perché aspettavo che le diceste voi. Ecco, allora, adesso andiamo alla domanda 31. La domanda 31 è quali sono i misteri principali della fede? Professati nel credo? Adesso rispondete voi, per carità di Dio, subito. Eh. So che c'è uno. Mi è stato spiegato dai miei collaboratori che c'è uno spazio di 20 secondi di ritardo, quindi attendo. Quali sono i due misteri principali della fede? Domanda 31 del Catechismo di San Pio X. Questo, per carità, dobbiamo impararlo a memoria. Eh. Ecco. E, 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 quali sono questi due misteri principali della fede? Vedo che ritardate a rispondere <ride> o perché non arrivano le risposte o perché eh, non so quale può essere il motivo. Allora, va bene, diamo la risposta con San Pio X. Magari mentre la do vi arriva, arrivano le vostre risposte. I misteri principali della fede. Professati nel credo sono due, lo dicevamo già ieri, quindi non possiamo sbagliarci. Ecco, bravo Giuseppe della Corte. Il primo è la Santissima eh, Trinità, ecco la Santissima Trinità, meglio dire Unità e, e, e Trinità di Dio. E il secondo, bravo Giuseppe amico nostro Beppe l'incarnazione passione morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo e impariamole a me questi sono i due fondamenti e oggi la falsa, chiesa, la falsa chiesa li tocca li tocca ha toccato Bergoglio con i suoi adepti questa, questa, questi due pilastri eh, attorno a cui si regge l'edificio della fede ditemi voi li ha toccati sì come come sono stati toccati questi due pilastri i bambini lo imparino, ecco Marina, imparino unità e trinità di Dio, incarnazione, passione. Marina, eh, devi aggiungere dopo l'incarnazione, la passione. Perché prima di morire Gesù ha sofferto. Incarnazione: passione esatto, morte e risurrezione di nostro Signore eh, Gesù Cristo. Non so se avete tempo di rispondere a questa mia domanda, cioè come oggi la falsa chiesa di Bergoglio. E, e, e attenta, prende di mira, affronta eh, questi due pilastri: quello dell'unità e trinità di Dio, e poi quello della incarnazione, passione morte e risurrezione di Gesù Cristo. Io sarei già tentato di rispondervi subito, però magari vediamo se invece arrivano le vostre eh, risposte. Nel frattempo, che provate a rispondere, seguiamo il, il, eh, il commento di Padre Dragone. In una casa, dice lui. Non tutte le parti sono ugualmente. Eh, ecco, interrompo, esatto, bravissimi. Martina, devo fermare, non so mai come si fermano i commenti. Martina, Melis, dice Bergoglio, la Santa Trinità litiga. ecco, questo è, è stato un modo irriverente con cui è stata presa di mira il dogma della Trinità. Ecco, e tuttavia c'è da dire che il neo-arianesimo di Enzo Bianchi, che spopola nelle, nelle librerie cattoliche e i vescovi italiani fanno appugni per invitarlo, eh, il neo-arianesimo che nega la divinità di Cristo, toglie consistenza alla Trinità, perché se Gesù Cristo non è Dio da sempre, non esiste la Trinità. Capito? Al limite esiste la dualità con lo Spirito Santo, ma neanche lo Spirito Santo si capisce bene se è Dio come il Padre, visto che il Figlio non lo è. Ecco, avete capito? Questa falsa chiesa, figlioli cari, vi assicuro, io non sto giocando la mia vita per nulla. C'è il diavolo, c'è l'anticristo, c'è Satana. E poi l'altro dogma, ecco, lo dice Rosa Ante Tommaso, con l'umanizzazione di Gesù. Per cui la passione, la morte e la risurrezione sono esperienze non previste. Che Gesù si trova innanzi, la stessa risurrezione è un fatto del tutto simbolo. Capite come la falsa Chiesa di Bergoglio? ha preso di mira questi due pilastri, i due misteri principali, insegnate ai bambini proprio il nome misteri principali della fede, unità e trinità di Dio, incarnazione, passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Diceva Padre Dragone, in una casa non tutte le parti sono ugualmente necessarie, sono indispensabili le fondamenta, i muri, il tetto, le volte. Ecco, ma ci sono altre cose eh, meno indispensabili ma necessarie: cioè i vetri delle finestre, le porte. Le mattonelle del pavimento. Allora, come in una casa, anche nell'impianto della nostra fede cristiana, l'edificio della nostra fede cattolica comprende verità più importanti e altre meno importanti. I due misteri principali della fede, così fate capire ai bambini la questione, sono intoccabili, sono le fondamenta. Una casa che non ha fondamenta crolla. Non è che è una finestra o un mobile, non è che è un vaso o un quadro. Stiamo parlando della struttura portante. I due misteri principali della fede, unità e trinità di Dio, e poi incarnazione, passione, morte e risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo, sono il fondamento dell'edificio cattolico. Ecco, sono il fondamento, dice Padre Dragone, l'ossatura su cui si reggono le altre verità compendiate nel credo. E non è un caso. Come ho detto poc'anzi, che questa falsa chiesa oggi eh, al governo. Eh, esatto, Giuseppina di nuovo, sono, sono dogmi indiscutibili. Brava, non è un aggettivo che Giuseppina getta lì così eh, per gusto: sono indiscutibili. Io capisco, credo di capire cosa voglia dire Giuseppina, casomai lei conferma: cioè al di là del fatto che ormai questi tali della falsa Chiesa siano approdati alla negazione, è, però da anni che si è discusso su queste cose con i testi di Casper, di Hans Kug, capite del Cardinal Martini, di tutta questa. Questa teologia modernista che è stata lì a discutere su questi dogmi della fede. Ha ragione Giuseppina: non si discute su questo, sono indiscutibili. Credo che lei volesse dire proprio questo: sono indiscutibili questi dogmi di fede. Ecco, noi non li dobbiamo discutere, dobbiamo accogliere nella fede. Ecco, sono come dice Massimo Gigliotti, un baluardo, anzi, il baluardo. Della nostra fede, poi sono d'accordo. Concordo con Carlo Engelmeier quando dice che, appunto, nel momento in cui Bergoglio afferma che Gesù faceva lo stupido e era sporco, evidentemente dietro si nasconde un attentato alla sua identità divina. Ecco allora. E padre Dragone, come sempre, porta un esempio che adesso io passo a leggervi: L esempio, è niente meno quello del filosofo illuminista Voltaire, che abbiamo avuto modo di citare quando parlavamo dei Preambula Fidei. Dice padre Dragone: Voltaire spese tutta la vita nel combattere la religione cattolica. Intanto, Giuseppina di Noto ha, ha confermato che era questo che voleva dire quando dice che sono indiscutibili, cioè oggi vengono negati. Ma perché per anni si è discusso, e devo dire anche con dolore: non abbiamo avuto un San Pio X che ha posto un freno chiaro. Non smetterò di dirlo, insomma, fiori cari, questo Enzo Bianchi che ha avuto l'ingresso. Io no, io no, perché sono un povero prete, un povero Cristo. Ma Enzo Bianchi che ha avuto le porte aperte in Vaticano e ha incontrato i tutti i papi da Giovanni Paolo II a Benedetto. Com'è che via? Com'è che va sta storia qui? Me lo dite voi? Com'è che va? Lo dovevano fermare. Ma mai e poi mai un Enzo Bianchi avrebbe potuto incontrare il Papa se ci fosse stato uno come Pio X. Anzi, anzi, e quindi ha ragione Giuseppina, indiscutibili perché invece li hanno discussi. Ecco perché oggi, tranquillamente, nei corsi di teologia che preparano i sacerdoti di domani, non si fa che negare e discutere, prima discutere e poi negare questi dogmi. Allora, Voltaire spese tutta la vita. Nel combattere eh, la religione eh, cattolica con la calunnia, il sarcasmo, eh, la beffa. E questo è lo stile tipico anche della falsa Chiesa, no? E, e, e Voltaire è, è quello che, scusate, viene da sorridere, ma quando uno conosce la storia eh, qualche sorriso gli arriva. Cioè, Voltaire è quello che ha inventato la parola tolleranza, no? Lui dove dice che dobbiamo essere, diceva che l'illuminismo si caratterizza per la tolleranza verso tutti. Peccato che però, nei confronti del cristianesimo, lui parlava dell'enfant chrétien, no? Del cristiano infame, tutta la tolleranza si perde. Ecco, è tipico della falsa. Alza Chiesa Bergoiana, no? La misericordia, la misericordia, ma mai come i nostri giorni fioccano le condanne, le sospensioni a divini, se le scomuniche. Ecco, sul letto di morte Voltaire avrebbe voluto un sacerdote per riconciliarsi con Dio e ricevere gli ultimi sacramenti. Sapete com'è Poi quando arriva la conclusione, io dico tante volte, ma questi qui, ma non ci pensano al giudizio di Dio. Boh, poveri loro, poveracci. Mi ricordo una volta che un aereo fece un ammaraggio e i passeggeri si salvarono nonostante, hanno fatto poi un film su questo, non mi ricordo il nome. Sally, mi pare che fosse il nome di questo film. Di questo aereo in America a New York che va ad ammareggiare, praticamente. Ecco. E mi ricordo che uno dei primi a uscire era un passeggero, un uomo d'affari. Uh, a cui eh, i giornalisti chiesero: Ma lei ha pensato che sarebbe morto? Eh, lui sostanzialmente ha risposto: Sì. E che cosa ha fatto? In quei minuti in cui ha pensato che non c'era più rimedio, cosa ha fatto? L'uomo d'affari ha smesso gli abiti, gli abiti del businessman e, e ha indossato quelli del chierichetto e del bambino di catechismo. E <ride> perché quando viene la FIFA, no? Eh, prima o poi il Padre Eterno non ha mai fretta. Ci attende tutti al varco. Eh? Il Padre Eterno attende tutti al varco. Si può essere grandi dittatori che mettono paura al mondo intero o semplici uomini che vivono senza che nessuno se ne accorga. Ma tutti al varco ci attende il Padre Eterno. Sapete cosa ha risposto? Quel tale ha risposto così. Ho pregato le Ave Maria. <ride> Capito? E si è trovato di fronte alla morte uno che andava da non so dove, da New York, poniamo a Chicago, adesso non mi ricordo la rotta perché doveva andare a svolgere attività finanziarie per conto di holding internazionali. Ma poi, quando l'aereo ha toccato il mare e stavano per morire lui si è dimenticato di tutti di tutte le quotazioni di borsa e ha cominciato a dire l'ave maria allora voltaire in punto di morte eh, ha paura sente che sta per morire e, e, e vorrebbe ricevere i sacramenti ma gli amici attenti bene gli amici di voltaire che siccome erano stati formati all'ideologia Prima, eh, prima teista e poi atea, quindi la negazione dell'esistenza di Dio, gli hanno impedito che arrivasse il sacerdote. Mo Voltaire morì disperato perché quegli amici che lui aveva formato al pensiero ateo, quando lui moribondo li implorava, pensate che situazione tragica, li ha implorati Voltaire. Questo nei libri di storia o i professori di filosofia, che sono quasi tutti marxisti, sessantottini, non ve lo diranno mai. Io litigavo con il mio professore di filosofia già al liceo, capito? ho dovuto cambiare sezione, perché era ateo, era marxista e quindi non presentava il pensiero filosofico in modo corretto, lo alterava e lo ideologizzava. Muore disperato Voltaire perché implora di avere un sacerdote cattolico che gli spenga i sacramenti, ma gli amici non gli ottengono. Ehm... Voltaire morì disperato. Il medico che lo assistette, il celebre Tronchin, scrisse: Vorrei che tutti quelli che furono sedotti dalle sue opere avessero potuto essere testimoni della sua morte. Questo solo basterebbe per disingannarli. Era la lettera del 10 maggio 1778. Ecco, avete capito? Diceva questo eh, Tronchin, dottor Tronchin. Vorrei che vedeste come è morto Voltaire perché cambiaste idea sulle cose che quando era in salute stava bene e scriveva. Quindi, figlioli cari, il messaggio è che durante la nostra esistenza terrena noi dobbiamo conservare la fede. I due misteri principali della fede oggi, soprattutto in questo tempo di impostura, il credo in questo tempo di apostasia, la professione della nostra fede, perché viene il momento del regolamento dei conti. Ecco, mi viene in mente con la storia di Voltaire anche quella di Sandro Pertini. Conoscete la storia di Sandro Pertini? Ecco. E, la storia di Sandra Rupertini, ma infatti Mariella Bottone dice ma quando vi è pentimento sincero verso Dio sino all'ultimo, certo, ma infatti io non sto dicendo, attenta bene Mariella che Voltaire è andato in inferno sto dicendo che però è morto senza i sacramenti sto dicendo che è morto impaurito dall'incontro con Dio senza il conforto dei sacramenti che lui aveva chiesto anche se tante volte bisogna stare attenti che si, se, se, mi ricordo Natuzza che parlava con i defunti non so se sapete, aveva questo dono lei, lei vedeva i morti dove si, trovava, dove si trovassero paradiso, inferno, purgatorio e più volte lei diceva di anime che invece si erano perdute per sempre anche se avevano ricevuto i sacramenti perché li chiedevano per paura. Capite? Ecco. Ma vi stavo citando eh, dunque di chi stavo parlando poc'anzi come Voltaire. E stavo parlando di, ma non l'ho scritto quindi mi sfugge in questo momento. Stavo portando un altro esempio analogo a quello di Voltaire, dove, però, l'esito finale è ancora più commovente. Non, non, eh, non mi ricordo in questo momento. Magari qualcuno, ecco ecco, brava Cosetta Zanella, ottimo eh, Pertini eh, esatto. Sandro Pertini, ringrazio anche lo staff di Radio Domina. Dunque, Sandro Pertini era socialista. Gli abbiamo tutti voluto bene, no? Ecco eh, sì, grazie. Lo state scrivendo tutti. Un buona, una buona, una buona cosa. Sandro Pertini era socialista, ateo, ma Giovanni Paolo II eh, era, è diventato, era diventato amico di Pertini. E quando, per farla breve, Pertini si ammala e sta morendo, accade qualcosa di analogo a ciò che è accaduto a Voltaire, però al contrario, nel senso che Giovanni Paolo II, saputo che Pertini è in sala di rianimazione tra la vita e la morte, pur essendo ateo e socialista, e Giovanni Paolo II, decide di farsi accompagnare all'ospedale, in silenzio, non, do, non si doveva sapere. Arriva lì, guardate che questo lo racconta anche Cardinal Nizzalo il suo segretario personale. Quindi niente, nulla di inventato. Giovanni Paolo II arriva lì e vuole entrare per, eh, diciamo, tenere la mano a Pertini o provare a vedere se desidera ricevere il conforto della fede, almeno in punto di morte. Quanti? Quanti si sono salvati in punto di morte? Quanti? Ma quante anime sono in purgatorio? Il purgatorio non è uguale per tutti, tutti i mistici che hanno visto il purgatorio ne parleremo, hanno potuto vedere che c'era l'alto purgatorio, purgatorio, il medio purgatorio, il basso... Purgatorio. Quante anime sono nel basso purgatorio perché si sono salvate dall'inferno all'ultimo? Ecco, Giovanni Paolo II sta per entrare con l'olio santo e tutto, ma si para dinanzi all'ingresso eh, della camera la moglie di Sandro Pertini. Che dice a, a Giovanni Paolo II sostanzialmente quello che hanno detto i, eh, i colleghi, gli amici di Voltaire: da qui lei non passa. E Giovanni Paolo II dice: Ma io voglio incontrarlo, se non mi dispiace, lei è qui non può entrare, mio marito è stato ateo tutta la vita e così deve morire. Capite? Sono quelle cose molto strane, quasi diaboliche. Però Wojtyła, a onor del vero e a onor suo, non si arrese in quell'occasione lì. Si fece dare una sedia, dicendo alla moglie: Lei non può impedirmi, comunque, che io possa sedermi qui all'ingresso della eh, stanza. E rimase lì a pregare a lungo. Mi pare che rimase fin tanto che non seppe che Sandro Pertini era aspirato. Avrà la preghiera di Wojtyła? Eh, del Papa salvato l'anima eh, immortale di Sandro Pertini, non lo sappiamo, non ci, non ci compete saperlo, ma sono storie certamente che fanno riflettere. Nel 1882 il Le Long, partendo dagli Stati Uniti, diresse una spedizione nelle regioni artiche. Tutti i componenti della spedizione perirono nelle dis desolate distese di ghiaccio e di neve dopo sofferenze inaudite. Quando furono dissepolti i loro cadaveri, eh, fu trovato un diario, che veramente non so se lo conoscete, questo diario, un diario che commosse il mondo intero, ovviamente commovente. Il diario ha narrato come questi infelici avevano guardato in faccia alla morte e andavano morendo uno per uno. Il corpo della spedizione si assottigliava sempre di più, di giorno in giorno. Spesso i superstiti si ergevano sui loro sci, guardavano le solitudini desolate, e il diario racconta che consapevoli uno per uno che stavano morendo, eh, assiderati, recitavano il credo, con viva fede, raccomandandosi, è così scritto nel diario: ma sono cose che anche a me fanno commuovere: raccomandandosi al Padre di tutte le misericordie al suo amore e unendosi a Cristo Salvatore. Ecco, il diario trovato di questa spedizione eh, Le Long nel 1882 racconta, racconta di, queste, eh, di questi, eh, eh, questi esploratori che sapendo che morivano ecco, eh, recitavano il credo. Sì, ha ragione Rosalia Friello che anche Giosuè Carducci sappiamo questo, ma non sono cose che vengono dette, ovviamente si convertì all'ultimo momento. E allora l'ultima domanda per oggi, e poi la volta prossima, lunedì o martedì, vediamo, eh, parleremo del segno del croce, perché la domanda 30 ora leggiamo la 32esima, ma la 33esima poi parlerà del segno di croce, sarà come si fa il segno di croce, quello sarà molto importante farlo sentire ai bambini, eh, perché è importante fare bene il segno di croce. Ma la domanda 32, i due misteri principali della fede, li Professiamo ed esprimiamo anche in altra maniera, risposta. Professiamo ed esprimiamo i due misteri principali della fede anche con il segno della croce, che perciò è il segno del cristiano. Quante volte, dai bambini, dai giovani. Dagli adulti, manca un minuto, dagli adulti, insomma, nei miei vent'anni di sacerdozio e nei miei diciotto anni di parroco, mi sono sentito chiedere, 17 anni di parroco, mi sono sentito chiedere, donne, ma che cosa significa il segno di croce? Eh, qui adesso Pio X dedicherà un paio di, eh, di questioni al segno di croce. Il segno di croce esprime la fede, Visiva, scusate, la fede visiva nei confronti dei due misteri principali della fede. Ecco, la, il segno di croce rappresenta la fede di noi credenti nei due misteri principali della fede. Ecco, è il segno distintivo, il segno distintivo. E il segno distintivo del cristiano è il segno di croce, come il segno distintivo di Garibaldi era la camicia rossa, per dirla, no? O come il segno distintivo dei comunisti era falce e martello. Ecco, per noi cristiani il segno distintivo è la croce, è la croce. L'imperatore Costantino, prima di entrare a Roma per cacciar via il tiranno Massencio, vide, si racconta, nel cielo una grande croce luminosa con la scritta tutto nica vinci con questo segno ecco vinci con questo segno il segno della croce costantino secondo questa tradizione fece porre la croce sui labbari e le bandiere e il segno divino rese vittorioso il suo esercito. Ma c'è anche, dice Padre Dragone, molto bella la storia della croce di San Benedetto che tutti voi conoscete. Io ce l'ho qui sempre di fronte a me. Scusate che ve la voglio mostrare. Eccola qui. La croce di San Benedetto. Ecco, la croce di San Benedetto. Era solito tracciare San Benedetto un segno di croce sui cibi. E questa è una cosa che tutti dobbiamo fare, papà, mamme, sui cibi e sulle bevande. Io ogni volta faccio l'esorcismo su ciò che mangio, non so mai come finisce. Ma non pensate a discorsi di avvelenamento. No, i cibi portano con sé anche le maledizioni genealogiche, tante cose, tante storie. Non abbiamo il tempo di approfondirle. Guardate, io mi sono accorto che il 70% se non di più dei disturbi che abbiamo di salute, di sonno, eh, eh, di cibo, eh, di digestione, tutte quelle cose lì, sono di matrice genealogica. Cioè, sono i peccati commessi, le attinenze col male dai nostri progenitori, dai nostri antenati, fino alla terza e quarta generazione, poi si manifestano i disturbi. Capito? Io da prete ho incontrato non poche persone, sono più quelle che portano disturbi genealogici che quelli che ne sono del tutto privi. Ecco. San Benedetto tracciava il segno di croce sui cibi e sulle bevande. Ora, siccome lui aveva portato un po' di ordine in un monastero lì dalle parti di, nor di Norcia, mi pare, o di Monte Cassino, adesso non mi ricordo bene, i monaci che volevano invece eh, godersi la vita architettarono un avvelenamento a San Benedetto gli presentarono un bicchiere di vino avvelenato ecco il santo prima di portarlo alle labbra tracciò il solito segno di croce e il bicchiere andò in frantumi. Quanti santi hanno cercato di avvelenare? A San Giovanni Bosco ci ha provato, e anche lui ha fatto il segno di croce e gli è andata bene. Anche il Monforte San Luigi e eh, i preti avvelenarono i preti della Francia, avvelenarono eh, San, San Luigi Maria Ghignola Monforte nel 700, capite? E, e Lui è stette male. Però è aveva fatto il segno di croce e si è salvato. Ecco il segno di croce. Eh, eh, padre Dragone cita. Eh, eh, cita. Eh, e Costantino e cita anche, anche San Benedetto, ecco la croce di San Benedetto che vi raccomando di avere a casa. Dunque, eh, oggi concludiamo così con questo riferimento al segno di croce che esprime visivamente la nostra fede nei due misteri principali della fede: unità e trinità di Dio, incarnazione, passione, morte e risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo. Segno della croce che ci protegge, soprattutto a tavola, col cibo, con le bevande. Segno di croce che più lo facciamo durante il giorno e durante la notte. E più ci protegge, però bisogna farlo bene. La volta prossima sono certo che sarete già tutti pronti a non perdervi il prossimo appuntamento. Che non so se sarà lunedì perché ho un impegno, probabilmente martedì ma la prossima volta noi assisteremo appunto a, ascolteremo la catechesi circa il significato del segno della croce perché si fa così, da che cosa ci protegge, che cosa ci ottiene la Madonna quando Bernadette la vide la prima volta iniziò le sue apparizioni facendosi un segno in croce così bello e intenso che Bernadette disse più volte che era la cosa che più di tutte nelle 18 apparizioni l'aveva colpito coraggio dunque fiori cari vi auguro buon pranzo con la benedizione e avanti con Maria.